Buonasera, migliore in campo secondo me senza dubbio. I gol non so quanti chilometri hai immaginato, però a parte parlando di te avete segnato forse nel momento migliore, perché nel secondo tempo siete partiti a razzo e poi l'avete gestita molto più leggermente. Sì, diciamo che sotto questo punto di vista siamo migliorati tantissimo, perché nelle settimane precedenti magari il primo tempo 3-4-0 e poi magari rischiamo anche di pareggiarlo. È normale che ci sono squadre attrezzate come il Monopoli che l'hanno preparata benissimo, si è visto da subito, nei primi minuti di gioco. La squadra secondo me è una delle più forti del campionato. Però l'importante è che noi riusciamo a tenere questo passo, sperando che la Juve Stabia lasci qualcosa, ma anche oggi ha vinto con la Regina. Quindi noi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare, anche in un'ottica playoff, se dovessero essere playoff. Cercando di vincerle e di posizionarci meglio in classifica. Senti Mattia, nel primo tempo avete sofferto l'atteggiamento, la foga, il carattere del Monopoli, specie al centrocampo, tanti interventi rudi, insomma qualcuno in particolare ha coinvolto proprio te. Sì, sì, vabbè, loro sanno le nostre qualità, la nostra spinta sulle fasce, quindi hanno cercato sempre di bloccare sin dall'inizio l'azione, anche andando sull'uomo, sulla figura. E loro sono un'ottima squadra, soprattutto anche in mezzo al campo, gente che corre, qualità come scopa, era molto dura oggi, però l'importante è che siamo riusciti a sbloccarla con il signorino e abbiamo portato a casa i 3 punti. Buonasera, sei stato il 16° giocatore a segnare questa stagione, l'avevo detto già, ci eravamo per il 15°, quindi praticamente segnate tutti quanti. Parlando della partita, dopo un primo tempo un po' sofferto, dove comunque vi hanno bloccato perché ci sono pesati tutti dietro, nel secondo tempo l'avete sbloccata nel momento migliore e poi l'avete gestita forse in un modo perfetto, rischiando forse alla fine era fuori gioco qui. Noi non dobbiamo pensare che tutte le partite siano facili e riuscire a vincere come le altre partite, magari il primo tempo 2-0, 3-0. Comunque davanti avevamo una squadra forte, Monopoli era una squadra forte, che si è comportata bene, quindi ci ha chiuso. Noi dobbiamo mantenere la calma, come abbiamo fatto, giocare, mantenere la calma, e prima o poi con la Liga, senza disunirci. Questo campionato c'è da soffrire, le altre squadre non è che vengono qua per perdere o per darci qualcosa. Senti, ne parlavamo anche con il mister Auteri, è sembrato un atteggiamento differente subito dopo l'intervallo, concordi, sei d'accordo su questa analisi? Non è che, come ho detto prima, ci sono anche gli avversari, non è facile, noi siamo stati bravi a sbloccare la gara, a quel punto lì ci è riuscito tutto in maniera diversa, è diventato molto più facile, perché quando sei 1-0 è diventato molto più facile. Comunque questa squadra non ha mollato, non si è mai disunita, e ci sono partite come queste che sono difficili da sbloccare e devi continuare a fare il tuo palleggio e a giocare come sai. Negli anni il gioco di Mister Auteri si è contraddistinto per essere un gioco offensivo spettacolare, quest'anno invece sta avendo anche, forse soprattutto, una solidità difensiva diciamo importante. Quale caratteristica dovete avere da qui fino alla fine per, secondo te, per continuare a rincorrere la Juve Stabia e poi magari forse pensare ai playoff da protagonisti? Beh, secondo me noi dobbiamo guardare solo noi stessi, non dobbiamo guardare la Juve Stabia. Noi facciamo partita per partita, cercando di porre il nostro gioco e facendo quello che ci crede il mister, perché noi tutti facciamo quello che ci crede il mister. Poi alla fine vedremo, tireremo le somme. Non dobbiamo stare l'estate ha vinto e quello di là. Loro, se hanno vinto, li batteremo le mani alla fine dell'anno. Noi pensiamo solo a noi stessi, stiamo facendo un grande campionato, stiamo scrivendo un grande calcio e quindi è solo da continuare così. Va bene, grazie. Grazie a tutti.